Allora, ti volevo fare i miei complimenti. Grazie, grazie. Hai fatto un discorso che è appunto rimasto su quello che è l'argomento che te tratti per quanto riguarda la tua posizione istituzionale in Europa. E avevi accennato appunto anche a quelle che sono, aiutami un attimino, le questioni legate alle banche europee, giusto? Sì, ma infatti, come accennavo prima, qui la radice del male sono anche i vincoli che ci sono stati imposti dai trattati e dai regolamenti e delle direttive votate negli ultimi anni. Si è creata una tempesta perfetta, una sorta di maglia che ci sta stringendo da un lato e dall'altro. Per risolvere il problema bisogna avere il coraggio di dire che innanzitutto la banca centrale deve essere pubblica e indipendente e fare il suo ruolo di prestatore di ultima istanza. Bisogna mettere una regolamentazione stringente per l'uso degli strumenti finanziari più rischiosi e più tossici come derivati. Bisogna avere il coraggio di mettere sanzioni penali e pecuniarie veramente dissuasive nei confronti del management di queste banche, perché non è possibile sempre che a rimettere siano cittadini, e non chi si è macchiato eventualmente anche di reati. E poi bisogna procedere a uscire dalla maglia di una moneta unica che è concepita come una politica economica di austerità fondata appunto sul taglio dei servizi pubblici essenziali, sul taglio della spesa di bilancio in favore invece delle privatizzazioni selvagge del profitto, per ritornare a fare veramente politiche espansive per rilanciare i consumi interni. Tutto questo si può fare con una visione strategica e complessiva che noi abbiamo e che stiamo cercando faticosamente, tra tante difficoltà, di portare avanti. È vero che abbiamo parlato anche che siamo diventati grandi, siamo diventati forti, hanno paura e dovranno tutti, prima o dopo, chi non va in galera, tornare a lavorare. E questo è quello che ci auspichiamo e per quello stiamo combattendo. Un abbraccio.